diverse posizioni prese dalle opposizioni. Si va dall'applauso, dall'atto di coraggio, anche se poi è un dialogo, un fiasco, anche se poi non si capisce bene come mai non si riesca a stare all'interno di una maggioranza dove c'è chiaramente un trascorso, c'è chiaramente un passaggio, anche se vogliamo di un segno. C'è invece una posizione, c'è chi legge questa e questo stile di bilancio come una normale continuità rispetto a quello che era precedente, come ha fatto il consigliere Mastrosanti, c'è chi come invece adesso insomma addirittura mette in dubbio addirittura la validità delle leggi, perché le leggi anche soggette alla morale cambiano insieme a noi. Insomma, c'è una visione variegata, uniforme di questo atto e diciamo contraddittoria distinta anche nelle stesse posizioni. Io vorrei giusto concentrarmi su alcuni punti. Il primo aspetto è che qui c'è un'amministrazione nuova, questo è un dato di fatto, non è l'amministrazione Tommaso, questa è l'amministrazione Spalletta. Se anche il composto, l'insieme dei vari elementi ha insieme diciamo le particelle dei singoli elementi che appartengono al futuro, è chiaro che tuttavia il composto ha una natura, ha proprietà diverse rispetto. Degli elementi che si combinano, dei particelli che si combinano, degli elementi che si combinano insieme, danno composte completamente diverse. Io credo che nei banchi dell'opposizione nessuna persona ragionevole penserebbe di andare a respirare in fondo ad un oceano, oppure dentro l'acqua c'è un atomo di ossigeno e due di idrogeno, però nessuno penserebbe di andare a respirare lì in fondo, tutti lo fanno secondo la regola, respirando lo stesso ossigeno che è nell'acqua. Quindi è chiaro che oggi c'è un'amministrazione diversa, perché questa marca, ma questo insieme è qualcosa di diverso, e al fatto di quell'atto coraggioso di cui vi ringrazio l'ospite di aver riconosciuto anche il merito di questo atto, e l'ha fatta nel rispetto dell'accordo che queste persone hanno avuto nel fare questa campagna elettorale, questa esperienza politica. Per quanto riguarda la legge, fu la Lex, sempre Lex, recitavano di quindi insomma se la legge è forse può piacere più o meno, però è chiaro che la legge non è che tanto consente, ma in realtà obbliga a prendere delle misure e a fare delle scelte che sono delle scelte in questo caso io direi che qui va il merito di Alessandro Spalletta, innanzitutto per essere anche assessore al bilancio, il merito di aver fatto un atto coraggioso cercando di fare subito un accertamento sempre di questi residui che tanto hanno vero qui che evidentemente non c'è anche in aula, tanto hanno tenuto campo, tanta pressione hanno suscitato in fase di diciamo preelettorale questa presenza dei residui e quindi il desiderio di fare chiarezza. Io credo che si sia andati in questa direzione. E in questo merito ovviamente anche agli uffici che hanno poi fatto questo tipo di lavoro. Quali sono tutti quei residui che chiaramente diventano, che vengono tolti e cancellati? Sono quelli che per la loro natura, e qui chiaramente c'è un'attenta analisi da parte degli uffici preposti, per la loro natura difficilmente possono essere o non sono più esigibili perché prescritti o per altri motivi. Insomma, qui si cerca di chiarire questi conti, è giusto che una comunità sappia.